programma che sta per iniziare, sottotitolato alla pagina 77 di tutti i golosoni della Toscana e non. Che mangiano prima della diretta? Ho mangiato un biscottino, avevo un calo di zuccheri. E ora ci pensa il nostro amico ora Federico, vedete, vai. Ben ritrovati nella cucina. Benissimo. Di Tadà con Mister Chef, ineguagliato, ineguagliabile, quello del venerdì, il nostro FC Friday Chef Federico Fusca. Ciao a tutti, buonasera. Che stasera ci delizia con la sua torta al cioccolato. Una cosa golosissima. E afrodisiaca pure, afrodisiaca. Perché il cioccolato è afrodisiaco. Siamo il venerdì, quindi coppie, riproducete. Si parte per un weekend scoppiettante. Io mi riposerò parecchio. Abbiamo già detto, afrodisiaco e scoppiettante, quindi regoliamoci, ragazzi. Ma io sono pronta. Allora, io se volete... Questo. Allora, andiamo subito con la lista degli ingredienti e poi te parti con la preparazione. Sì. Allora, lista degli ingredienti. Per la torta, 200 grammi di farina 00, 200 grammi di zucchero, 100 grammi di burro, 75 grammi di cacao amaro in polvere, 5 uova intere, 50 ml di latte, 16 grammi di lievito per dolci, 100 grammi di mascarpone, 20 grammi di zucchero a vero e quanto basta di nocciole. Ma, ehi! E poi c'è la glassa. Donne, copritevi di glassa. Sentivi, accopliamoci. Copliamoci. Copliamoci di glassa. Perché c'era il film Come farsi lasciare in 10 giorni con Matthew McConaughey. E lui doveva fare questa campagna pubblicitaria, un pubblicitario famoso, per una ditta di diamanti, no? Allora, per fare la pubblicità dei diamanti, alle donne diceva... copritevi di glassa. Ma l'ho vista allora questa, mi sembra di ricordarlo, non mi ricordo bene, ma... Quindi per la glassa e non per Matthew McConaughey, 60 grammi di cacao, purtroppo per me, 90 grammi di acqua e 120 grammi di... zucchero! Sugar! Vai. Allora, partiamo dalla fine, almeno vi faccio vedere un attimino. Allora, io la glassa ovviamente l'ho già fatta per un discorso di tempistiche, e vi spiego un attimino il procedimento velocemente. Spiegalo. Praticamente pentolino, pentolino, cacao, zucchero e acqua. Cacao come? Cacao amaro 100%, però volete anche, se volete farlo leggermente più meno dolce. Meno zucchero e più cacao meno amaro. Ma il discorso della densità cambia? Allora, il discorso della densità cambia con lo zucchero ovviamente, ok? Perché lo zucchero quando va a sciogliersi caramella e poi va a stringersi. Certo. È la stessa che c'è sui bignè, e questa grassa qui? No, dipende, ce n'è 1500 versioni, Stefano. Comunque, praticamente faccio bollire un attimino questa salsa, dopodiché la lascio da parte e tira da sé. Praticamente questa, sì, sostanzialmente la salsa è la glassa che si mette anche sopra i bignè, comunque, perché la vedi così lucida. Quindi è l'acqua che è lo zucchero messo insieme. Allora, io parto subito con la ricetta. Allora, innanzitutto vado a mettere in planetaria o... si potrebbe fare sia planetaria oppure con lo sbattitore elettrico. Si va a mettere dentro 5 uova, vi dico un piccolo intere. Vi dico anche un piccolo segreto, visto che i segreti piacciono a tutti. Le uova in cucina. Le uova se si mettono a temperatura ambiente è meglio perché praticamente reggono più la montatura, cioè montano meglio e si smontano meno difficilmente, ecco, via. Quindi se si mettono fredde questo anche per montare tipo le chiare, basta per tutti i tipi di per uova, per il tiramisù, per sì, dire sì. E si mette uova. Uova e zucchero a montare. Stasera, Francesco, qui si sventola. Se io state calmi, vi ballo anche la canzone del ciclone e voi ballate con me. Allora, uova e zucchero a montare. Bene. Allora, qui vai il ramato, te. Dai il ramato. Di guardala come viaggia, guardala Romeo. Vai Fusca con la planetaria, vai. Con la planetaria, guardala come monta, vai, come monta. Ma guarda qui Fusca, questo si fa
Guarda lì ragazzo, chiudiamo le ballerini. Oh mamma, si sono tirate tutte cascate. Nulla, nulla. Non è successo nulla. Bernamato. Oh signore. Come va lì con la planetaria? Come va? Mi sta montando a fine, quasi a fine, ci andremo a mettere la farina e il cacao, il burro e il lievito. Quindi qui ci siamo quasi. Tiene calor? Oh, mucho calor, mucho calor. Quindi qui si parla in spagnolo. Francisca De Romeo. Romero della Fuenta. Rumero della Fuenta. No, della Cuenta. Della Cuenta, ah, del quattrino. Della Cuenta, no, della Cuenta, dell'estratto della Cuenta. Ah, ok. L'estratto appunto di quei santi. Come vedete qui è quasi montato. Sì. Io vado a mettere il nostro lievito. Bene. Poi la farina. Ok. Tutta la farina, il cacao. Ovviamente questa dose è per far venire una torta bella colorata, bella nera, e quindi bella di compostezza, sì, di densità, sì. Allora, la torta densa, perché lo sapete, quando si parla di torta al cioccolato, no, che ci fa subito tanta gola, è la torta anche adatta per le merende più golose, quelle, sì, della domenica, del sabato, quindi, sì, il fatto che sia con una densità alta di cioccolato richiede un bel bicchiere di acqua, sì, al seguito. Poi, come vedete, qui c'ho anche del latte oppure della panna, e nel caso fosse leggermente densa... Cioè, ci metti la panna? Un pochino. Hai capito, ci mette la panna? Questa è la panna per dolci? Panna per dolci, comunque panna da neutra. Da montare, sì. Non montata, però è la panna quella per, sì, le fragole. Quindi la panna è funzionale, eh? La panna è funzionale per allentare un po' il composto, se lo vedete troppo duro, ok? Ah. Questo praticamente fa... Sì, lo fa allargare un pochino. Poi, teglina per i dolci. Ok. La imburrate. Sì. Con un po' di farina poi. La imburrate, sì. Allora, la imburrate, dopodiché... Allora, qui ci vorrebbe un pennellino. Nel caso non ci avete il pennellino, potete utilizzare tranquillamente un tovagliolo. Pulito. Ovviamente. Sì. Andate a imburrare. Le vecchie mani, con le mani, ma questo brucia un po', eh? Ah, è perché l'avevi già strutto, capito. Ecco. Andiamo a levare la frusta dalla planetaria. Dopodiché. Frusca, leva la frusta. Andiamo a mettere. È bello denso, effettivamente. Sì. Ma questo deve venire, poi ve lo faccio vedere ora da cotto, praticamente. È un dolce bello compatto, quindi, viene... Ullala! Viene bello solido, Senti già che profumino, Francesca. Praticamente lo riempite quasi fino in cima. Buono. Vogliamo salutare la bambina del Fusca? Amore mio! Quel gioiello meraviglioso. Ma com'è con forse mi sta, forse mi starà anche guardando. Se non dorme o non sta... C'è babbo! Mi sta facendo dannare la mamma. Ciao, Greta! Bellissima, gli occhi però del papà, lo sguardo malandrino e birbo. Comunque è molto bella anche la sua compagna, la compagna. Una bellissima coppia, quindi. Grazie. Belli. Allora, il dolcino è pronto, dopodiché lo mettiamo in forno. Ok. Per... 165 gradi, 25/30 minuti. Okay? Ok? Ovviamente noi ci siamo premuniti di ricetta, sì, già conclusa. Ovviamente sì, io ho fatto già il dolcino, l'ho già preparato, ve lo faccio anche vedere. Che è qua. L'ho messo sotto. Allora, questo qui è il dolcino venuto. Questo qua. Poi allora lo andremo a ritagliare leggermente per renderlo, diciamo, ancora più bello, ok? Levando magari, sì, magari levando la prima parte, che è anche la più bruttina, diciamo. Però sarà buona, quindi finirà subito. Sì, si sa già dove va a finire quella. E andiamo a fare, il camerino, diciamo, divano. Il camerino divano. Andiamo a fare lo strato. Sì, perché a casa non ci arriva, si ferma, sì, il camerino. Ok.
abbiamo fatto lo strato. Con la copertura finale si potrebbe utilizzare senza buttarla, facendo magari delle briciole o dei cubettini croccanti per decorazione. Ok, facendo questo lavoro qua. Ma ha un profumo, io signori di a casa vi farei sentire il profumo di cacao che mamma si sente. Mamma mia, sono odore di Se volete ve lo faccio assaggiare, eh. Oddio, quanto ci sacrifichiamo. Volete metterci una mano? Dice se si vuole assaggiare intanto un pochino. Guarda, me la faccio assaggiare. Oddio. Ci ha allora. Fatto il crumble. No, com'è? È un momento topico, non l'ho ancora assaggiata. Aspetta. Devo sognare, io e il cioccolato siamo matti, siamo pazzi l'uno per l'altra. Com'è? Agnoloni, ho leggero languorino. Allora, nel frattempo per fare la crema al mascarpone... Ma non sei di giallo vestita. Ho preso il mascarpone... Ieri. Ah, ecco. Metto lo zucchero a velo ovviamente per renderla leggermente più... Grassa. Per renderla leggermente più dolce. Allora, nella buccia è rimasta anche una punta di cioccolato, quindi viene leggermente più scura, ma fidatevi che è veramente buona. Ci credo. Poi... Caspiterina. Mm-hmm. Quindi praticamente avresti messo mascarpone... Mascarpone e zucchero a velo. Lo faccio incorporare. Oddio, devo andare in palestra domani mattina. Lo faccio incorporare bene. Aspettate, devo fare una telefonata. Pronto? Devo fare una telefonata al mio trainer. Rusen, allora, domani mattina 2:15 di tapirulan, a seguire... 1:30 di climbing, poi si fa anche un po' di bicicletta. È una punizione per il Fusca che chiaramente chiaro che vi faccio colpevole. Ingrassare poi addominali come se non ci fosse un domani, ha detto di sì. Sì? Sì. Allora ragazzi, preparatevi domani a fare palestra. Io arrivo ragazzi, sto un attimino sciacquando la spatolina. Comunque io ho assaggiato un pezzettino di cioccolato, avevi ragione te, mi ha messo già sete. Eh sì. Lo sapete che il cioccolato è afrodisiaco? Come no? Romeo, hai scoperto l'acqua calda. Buonasera. Ma il cioccolato al peperoncino. Ecco, sfida al Fusca. Mm. Ma una bella torta al cioccolato al peperoncino, no? Si potrebbe anche fare. Io vi dico la verità, non sono un grande amante dei cioccolati piccanti, eh. Io però sì. Si potrebbe anche io fare sì, qualcosa. Però. Io sì, però. Allora si potrebbe anche fare, dai. Oh, no, io una volta nel mangiare degli spaghetti ho mangiato al qui cioccolato piccante. Qui? Te lo ricordi? No. Qui? L'hai assaggiati anche qui? Sì, è vero, me lo ricordo. Quella volta che non c'ero io. Vero? Allora, io ho messo la mia crema al mascarpone dentro il sac à poche. Guarda okay. Che meraviglia. Nel frattempo andiamo a fare la base. La sac à poche. La sac à poche. La sac à poche. Una ci sola. Allora. La sac à poche. Andiamo a fare la prima base. Dell'impiattamento. Il piatto di pana. Sì, è la porzione che vorrebbe lei da portargli nel camerino. Allora, servita da me dall'agnoloni. Sì, con tanto amore. Col cuore. Col cuore. Lei. Andiamo a fare questa cosa qui. Ora vanno tantissimo anche le torte, i mille foglie, presentati così. Oddio, con la... Oddio, che bontà, io ho una fame. Ma si può vivere così? Mamma mia. Scomposta. Ma sì, fine settimana scomponiamoci, dai. Okay. Scomponiamoci il fine settimana. Ci mettiamo dentro qualche nocciola. Sì. È il personal trainer, vedi? Il personal trainer. Ci mettiamo la parte sopra. Un applauso, ragazzi. Lo mettiamo così. Dopodiché andiamo a fare la seconda parte. Mm-hmm. Occhio Franci, non ti vorrei pestare. Qui il nostro ci fosse un domani, anche un domani all'altro, Ma comunque che è strano che ancora non sia presente Ivana, Ed sarà, è solito... sarà andata alla macchinetta e sarà rimasta imprigionata nella macchinetta. Il no, ma te guarda, sei proprio un artista, Federico, guarda la precisione. Oddio, non ce la faccio, io questa, ma perché? Intanto io ripilo gli ingredienti così mi distraggo fino a un certo punto. 200 grammi di farina 00 per la torta, sempre per la torta, di seguito 200 grammi di zucchero, 100 grammi di burro, 75 grammi di cacao amaro in polvere, 5 uova intere, 50 ml di latte, 16 grammi di lievito per dolci, 100 grammi di mascarpone, 20 grammi di zucchero a velo e nocciole quanto basta.
Per cioè, la glassa invece. Scusa, il quanto basta si potrebbe fare anche così, eh? Questo è il nostro basta, però non lo facciamo, no, che si esagera troppo. Ti vuoi provocare? Non lo facciamo, dai, Franci. Vadi, vadi, vai. Taglia di nocciola. Vai, stop. Nutella non sei nessuno, vai. E andiamo a fare l'ultima parte, diciamo, decorativa. Quindi questa poi va tagliata a fette proprio. Io mi preparo per la foto. Che meraviglia. No, buona. È bellissima, credetemi signori, emana un profumo veramente. Quando sei pronto, dimmelo. Eccezionale. Zitti, ora vi faccio una sfida, mentre il Fusca finisce. Pronti? Fusca, sposta. Super reporter. Allora, ora come nel film, questo piccolo grande amore, vai piano, eh? Dei nostri anni, stai fermo. Ora bisogna fare uno slow motion come andava negli anni 90, cioè che non c'era l'applicazione, si doveva fare. Faceva da soli. Quindi mi raccomando, sguardo da fighi. Piano, eh? E ora si esce dall'acqua, piano. Correndo. Leggiadri, come non aver mangiato neanche questa torta al cioccolato. Intanto volevo dire a Pamela Anderson che non è nessuno. E ormai la... Ciao Pamela. Ciao. Anderson, Anderson. Cioè, no, allora, giudico io. Forza, fatelo voi due uomini. Fatelo. Regia, manda la musica. Te non stai notando, stai uscendo dall'acqua. E te non stai... Se devo notare, devo fare così. E te non ti stai facendo spazio al centro commerciale il 24 di dicembre. Così, così, vi insegno io, guardatemi. E poi ora scrollatevi le vele dall'acqua. Bravi, avete fatto pena. Grazie, Franci. Pena proprio, eh. Quasi, altro che nuotare. Qui ci si tuffa, ora però. Ci tuffiamo. Una foto? Due ne ho fatte. Bravissima. L'assaggiamo questa meraviglia. Sì, Cioè, guardate che bomba, Cioè, questa è veramente una bomba. Una bomba. Ancora prima di... E ci rimette il campo. Ma sì. Ma io vorrei un altro spazio. Perché non ci piace. Non esagerare. Ci piace. No. Ci piace così. Con la semplicità. Aspettate. Giusto, ma non mancava ma qualcosa. La glassa. Cioè, giusto, ragazzi, proprio per rifinirla un po'. E allora va rifatta la foto. Ci ha esaltato come se ci ha mangiato il cioccolato. Io veramente non ho parlato. No, è vero, dicevo che mi sembrava ci mancava qualcosa. Vai, su però, andiamo con questa glassa che io c'ho da fare, da mangiare. Pronti? C'è. Guarda, ma dove la trovi una reporter che ti fa... Guardate che questa, ragazzi, neanche le migliori pasticcerie. Oddio, buona! Le calorie non le sappiamo. Senti, la forchetta non è quella giusta. Però vabbè, finta di nulla. Ci vuole anche il coltello, però, senza coltello? La taglio io, vieni. Sì. Tagliala, tagliala, che dobbiamo dare linea alle persone serie di questo stabile chiamato anche come RTV3. Guardate dentro, guardate dentro. Guarda dentro. Oddio, buona! Fai vedere, girala, girala, a favore di camera, a favore di camera. Guardate l'interno, è perfetto. Bene, vado? Sì. Andiamo tutti insieme, dai. Zitti, zitti, zitti. Momento di godimento massimo. Aspetta. Magno gaudio. Un, due, tre. Che il dolce al cioccolato. Dolce al cioccolato. Venga a noi tre. Io sono di parte, però è buonissima. Con i denti neri? No. Bel sorriso. Posso? Buonissima. Una nocciola. Buonissima. Grazie, meravigliosa. Grazie, grazie. Oddio, Federico. Buona. Smettila. Basta. Però ci vuole male, Io visto che sono delle buone maniere, vi do anche un tovagliolino perché sono un galante. Come ci si pulisce? Così? Le signore come si puliscono? Tamponando. Tamponando le labbra. Tamponando. Laggiù c'è, vedo dietro le quinte che sta già puntando il dolce. Ma, scusate, ma come mai siete rimasti tutti qui?
Non ci... Mi sorge qualche dubbio. Sì, sì. Linea al TG38, Conta Dadi, in diretta live. Ci ritroviamo lunedì, ma voi non perdete la replica del venerdì di domani mattina e naturalmente il meglio di Tadà negli altri nostri orari. Sabato 17.30, domenica 10.30 e pomeriggio 17.30. E poi ci siamo anche la notte per i nottambuli, i sonnambuli e anche per chi, non prende... e per chi ha fame. E quindi grazie all'Agnoloni, grazie al Fusca. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, buon weekend!